Buonasera, buongiorno ragazzi, bentornati. Ho sculato, l'avrete visto, il buon Erling Braut. Incredibile, mai trovata una carta così cara. Col drop a zero che c'è. Oggi nuova review, ho provato alcuni giocatori. Vi lascio le clip e ci vediamo tra poco. Toti, calma, uno buono, ti prego. La luce in fondo al tunnel. I vostri 16 toti, Olli, Ribera, mettetevi nel 7KK di carta scambiabile. Giustizia è fatta. Arrivederci. Bravo. Bravo Kanté, questo è full automatico, raga. Però cazzo, 2-3. Già può fare solo il mediano, puro. Se no prendi la Sawa, pigli un sacco di altra gente. E poi non farmelo 2-3 a febbraio. Cioè fai un 3-4, to le skill non me ne frega niente, ma il piede debole almeno. Ma mettimelo piuttosto 800 e fallo un po' meglio, cioè. Bravo. Bravo. Raga, questo deve recuperare palloni, quello lo fa. Ragazzo, Kanté recupera il pallone è bestiale. Si gira il bro. Madonna, guarda quanto corre in confronto agli altri Ronaldo. Madonna, ragazzi. Ha una fluidità, una roba che gli altri non avevano. Ma poi destro, sinistro, raga. Altro pianeta. A Virgil non va via, raga. Ma non penso che c'è bisogno che ve lo dico. Sprint boost. Bravo, Cristian. Ragazzi, questo è uno sprint boost che è 14 volte diverso da quello del Winter. Questo corre profuso quest'anno. Zio, questo corre però. Io Digno lo uso da tanti anni, questo corre quest'anno però. Guarda, che bello R1. Corre un botto, raga, onesto. Sbagliato il time, ti ho sbagliato il time. Il giocatore questo. È forte Fus, è veramente forte. Bello il mancino, bello Digno questo mancino che non ce l'hai mai avuto. Brava, 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 come ti sei infilata, brava. Oh, sbagliato, perché non riesco a angolare bene sti power shot? Brava, sì. Brava, brava. Brava. Vabbè, se tiri così, ok. Fuso, questa qua... Il problema è a volte farla tirare. Se tira è finita. Bravo, para! Oh, bravo, eccolo qua, quello che ricordavo di Kvara. Alla Ginola. Alla Ginola, bravo, Kvara. Kvara. Oh, ma sto Kvara è buono, però il prezzo che hanno fatto e l'upgrade che gli hanno dato non ha senso, veramente. No, Kvara, non fare questo, però. Vabbè, Kvara, ok, dai.
Bravo! Raga, questo comunque è un simil Ginola, un baby Ginola, come già avevo detto nel... per il radioattivo. Ma ha un upgrade di merda, costa 600k, va bene il playstyle, ma è inibridabile in confronto all'altro. Cioè, peccato, Ness. Sprint boost. Rivelo anch'io. Porca troia, sto via, brava zia. Madonna. Madonna, raga, questa c'ha un tiro comunque che... Eccoci con i giocatori testati, ragazzi. Allora, Kvaratskhelia, Kanté, Pierre-Emerick Pot, Cristiano Totti, ve l'ho messe perché è anche Digno, giusto? Adesso mi viene in mente, perché nonostante siano cari, comunque magari qualcuno li ha trovati, magari qualcuno ha i crediti, quindi parleremo anche brevemente di loro. Allora, partiamo da Kvaratskhelia, che se vi ricordate la vecchia review, io avevo provato questo, radioattivo, mi era piaciuto tantissimo, l'avevo messo anche nella top delle punte, perché è una sorta di baby Ginola. Questo gli hanno cambiato il playstyle, c'è cioè quello dell'R1, quindi molto molto bene. Non molto bene far uscire un SBC da quasi 700k con questi upgrade, che per me non valgono assolutamente il prezzo. Il giocatore mi è piaciuto, come mi era già piaciuto l'altro. Senza timed faticate comunque a finalizzare, per me deve giocare punta o esterno, però senza timed fate fatica, perché anche col timed è capitato che si cagasse qualche gol, diciamo un po' grave, anche se se li cagano tutti, ma lui in particolare, ovviamente i giocatori che hanno queste stats. Molto bene con i doppi passi, buoni passaggi, buono con l'R1. Ovviamente se non fate i doppi passi sappiate che questo Kvara farete fatica, perché nello stretto non è proprio incredibile, è un po' pesantuccio, lo sapete com'è il body type di Kvaratskhelia. Quindi da sfruttare come i doppi passi, un po' come Ginola, se no non credo possa essere molto il vostro giocatore. A me è piaciuto, come vi ho detto, il prezzo per me però non esiste, anche perché questo si linkava mezzo da solo, questo qua no. Quindi vedete voi, io come carta ve la consiglio se la sapete un minimo usare, poi è divertente da usare, 5-5 tutto quanto. Però sappiate che il prezzo per me è cannato e i playstyles che gli hanno aggiunto non vale assolutamente un prezzo così alto per come la vedo io. Occasione persa, come per Kanté ci arriviamo, come per Essien secondo me vanno a mettere Virgil i due playstyles più meta in difesa, costa 40 milioni un difensore. Poi su queste carte vanno a dare o playstyles me come è stato per Essien o un prezzo esagerato per un upgrade di più uno, ragazzi, al tiro, che è la cosa alla fine più importante per questo Kvara, perché in uscita dalle skill prende tanta tanta velocità. Quindi il più uno in velocità, il più due non è neanche un problema, già radioattiva lo faceva. Aveva bisogno un 86-87 almeno di tiro, e visto che siamo a febbraio e lo fai pagare 700, secondo me ci poteva stare. Cacciatore come stile intesa. Kanté l'ho sbloccato anche sul mio account, ci ho fatto buona parte della VL, occasione persa, e adesso vi spiego il perché, perché questo Kanté anche qua è molto forte, come già secondo me erano gli altri, può fare solo il mediano puro, quindi già nel 4-4-2 anche come CC difensivo io lo vedo un po' me, terrei più un De Jong, però come CDC nel 4-3 ad esempio, nel 4-2-3-1 tranquillamente. Il problema di questo Kanté è che è un 2-3, a febbraio praticamente, costa comunque più di 600k e non fa nient'altro che difendere. Direte voi, è Kanté, è vero, per carità, ha sempre fatto solo quello. Gli hanno messo un playstyle che secondo me bastava mettere i 94 in stamina, andare a mettere qualcos'altro tipo l'amore, non sarebbe stato male. Però è un giocatore comunque un po' limitante, e se voglio un giocatore di questo tipo che mi recupera palloni e basta, deve solo fare quello, deve essere fortissimo in quello, vado a prendere Makelele Centurione, per esempio, che non si incula nessuno, ma è una gran carta se vuoi una tipologia di un giocatore così. Sbloccare Kanté a 630k 2-3 a febbraio per me non ha nessun senso. La carta di per sé è buona, fa quello che deve fare, ma anche questo per me, raga, da lasciare perdere. Aspetterei Modric, Saliba, quelli che devono uscire. Aubameyang l'ho provato giusto un paio di game da sub, non mi è parso incredibile al centro, che ovviamente è un tronco. Sulla fascia per me può workare, da sub oppure da titolare, come già avevo provato anche questo, perché dritto per dritto è stile Rashford, stile Balotelli e questi qua. Quindi va via, però ha bisogno di tanto spazio. Al centro per me, in un attacco a due magari, ma da TDATS rende bene se usate tanto i filtranti. Come stile o cacciatore anche qua il solito, se volete provare a mettere solo un finalizzatore per il dribbling diventa controlled, ma secondo me ve l'ho detto, i stili di corsa quest'anno lasciano un po' il tempo che trovano. Allora passiamo alle carte pesanti, Cristiano e Am, che non so chi interessano, però parliamone al volo. Allora, partiamo dal presupposto che le punte più forti in questo gioco per i super ricchi
Per chi è sculato magari come me ieri, neanche troppo perché a questi non ci arrivo, avevo 11 milioni, io ho comprato l'AM, poi ne parliamo, dovrebbero costare tutti fra i 10 e i 12. E per me le punte più forti per i super ricchi sono Mbappé Toti, R9 Toti, Cristiano Toti e AM Toti, questi quattro i più forti. Messi lo metterei, però da punta non me la sento, quindi questi quattro, tutti fra i 10 e i 12. Nessun giocatore vale 15 milioni, già 12 e 10 sono fin troppi. Quindi lui sa 15, Mbappé sa 15, eccetera. Allora, questo Cristiano per me è pazzesco. L'ho provato in prestito 7 partite con gente fortissima. È rapido, molto veloce, grazie al razzo. Tira incredibilmente bene, un po' come i vecchi Ronaldo, no? Poi col power shot fa gol pazzeschi. Passa più che bene la palla, di testa sono tutte sue. Nello stretto è agile. Body type, lo sapete, il solito, rimbalza, fa cose, gli hanno bussato un botto equilibrio e tutto quanto, quindi per me è un super, super player che ricorda tanto i vecchi CR7 e si avvicina molto. Gli manca forse ancora un pelo di rapidità, ma vi assicuro che se avete spazio, doppi passi, sprint boost, va via veramente tanto. Il prezzo è troppo alto, carta ovviamente da 10, quindi non è che vi devo dire molto altro. Sinceramente, però, ho comprato questa AM, pagata 10 milioni e 100, speriamo che non crolli. E questa AM in 6 partite mi ha fatto 18 gol tra divisione 1, che è praticamente l'elite adesso che ci hanno appena retrocesso, e la VL contro quasi tutti tra yarder. Allora, questa AM, molti già alla base, io a me non piaceva moltissimo perché è un controllo palla particolare, va capita, va usata, va capita, tanti game, devo ancora provarla tanti game, vedrò cosa farne, onestamente... Giocatori in 7 foot che gioco da FIFA 18 che tirano così ne ho visti veramente pochi. Questo Cristiano Toti non tira come questa AM, soprattutto ovviamente col mancino. Siamo veramente a livelli allucinanti. Se masterate i power shot è insane. Oggi ho fatto un paio di gol con i power shot verdi e io non sono bravissimo a farli, ad angolarli più che a prendere i verdi. I verdi sì, ad angolarli è il problema. Sono partiti 7-8 missili che mi sono arrivati in casa, una roba angosciante, proprio neanche ho visto la palla praticamente. Segna da tutte le posizioni, in tutti i modi, trivele, volendo anche a giro, destro, sinistro, storta, dritta, impressionante. Gli hanno messo rapid, ogni tanto fate L1 corsa, si teletrasporta letteralmente. Passa bene la palla, ogni tanto reggicchia anche fisicamente, tolto Virgil, che vabbè, con quello non si può giocare contro. Quindi questa è una carta oggettivamente allucinante, una delle migliori carte di sempre, mi sento di dire. Va capita, va usata, bisogna cercare di portarla al tiro, non è sempre facile, non è in teoria la mia giocatrice, il mio giocatore, perché poi ha le gambette, quindi doppi passi scordateveli, tolto dentro l'area. L'R1 manco ve lo dico, non so se al tratto bianco, no, folle, nello stretto è folle. Quindi, per esempio, se c'è qualche ricco fra di voi che dice compro l'AM Toti o compro Cristiano Toti, R9 Toti, dipende che giocatore volete. A livello di essere completo, questa AM è la carta più completa, più ancora di R9 per il discorso passare la palla e agilità nello stretto. Vi giuro che onestamente è impressionante, data in mano a uno che è forte nello stretto, ha una super connessione, mastera i power shot, è letteralmente imprendibile, vale ogni singolo credito tranquillamente, quindi se volete comprarla... Dategli tempo se non mi trovate, lo sto usando con cacciatore perché appunto è un po' particolare. L'AM va benissimo ancora anche questo ovviamente, però questa con rapido secondo me l'upgrade si sente, ha comunque tutti più due. Dategli un po' di tempo perché è strana, non lo so come spiegarvi. Io ogni tanto quando passavano in live mi dicevano ma l'AM base hai provata? Sì, ve la consiglio, ma sappiate che a me non è piaciuta, ma a me è proprio soggettiva come cosa, è oggettivamente una bestia. Tuttora la base, ho perso oggi con uno in VL fortissimo con la base che mi ha aperto l'ano. Quindi, onestamente, sono impressionato da questa carta e dal tiro di questa carta. Uno dei migliori che io abbia mai visto. Un giocatore un po' più low budget, tra virgolette, questo Digno Tuono che proverò ancora nei prossimi giorni. Ci sto facendo la VL sull'account del ragazzo che mi presta per provare i giocatori. Carta veramente valida. A me Digno non fa mai impazzire più di tanto, niente a che vedere col base. C'ha un po' quell'ubriachezza del base ogni tanto, pare un po' in modalità movida brasiliana, ma tolto quello, corre un fottio, doppi passi spaziali, finalizzazione col destro spaziale,
sinistro purtroppo sempre un po' drammatico, però è una carta che costava fino a poco fa 6 milioni e 3, adesso già 7, che sta schizzando tutto, li vale onestamente, costa comunque quasi la metà di queste carte qua, quindi posso accettare che abbia qualche difettuccio in più. Veramente una gran bella bella carta e soprattutto super divertente, perché ovviamente è Ronaldinho, cacciatore come stile. Io vi ringrazio, domande qua sotto come sempre, buona domenica a tutti, buona settimana a tutti e ci aggiorniamo presto.